Dirigenza del Pescara al lavoro per dare a massimo modo i calciatori per impostare al meglio il lavoro in questi primi giorni di preparazione. Sono ore febbrili che porteranno intanto alla ufficializzazione del regista Mirko Valdifiori, pronto a firmare un biennale dopo essere arrivato a scadenza di contratto con la SPAL. A lui saranno consegnate le chiavi del centrocampo. Pescara attivissimo e sempre a centrocampo è vicino un altro calciatore che era stato già in passato in orbita biancazzurra, il 24enne Stéphane Omeonga, belga di proprietà del Genoa, che può arrivare a titolo definitivo. In passato ha anche indossato la maglia dell'Avellino e nell'ultima stagione è stato prima in patria al Cercle Bruges e poi in Scozia all'Hibernian. Giocatore tecnico ed utile, può essere alternativa a Valdifiori o può anche giocare mezzala. Si avvicina anche un ritorno, quello del terzino destro Francesco Zampano, che in biancazzurro e con Massimo Oddo in panchina ha conquistato l'ultima promozione del Delfino in Serie A. Sarebbe il terzo reduce con Fiorillo e Memusciai. L'esperienza a Frosinone non è stata particolarmente positiva ed il giocatore è destinato a cambiare aria. Zampano ha un altro anno di contratto e per motivi di bilancio e cartellino Frosinone e Pescara, più che un passaggio a titolo definitivo, potrebbero optare per la formula del prestito, assicurando il passaggio a titolo definitivo al Pescara alla fine della stagione. Zampano prenderebbe il posto del gioiellino Zappa destinato al Cagliari. Ma il colpo a sensazione, il trio Sebastiani, Repetto e Bocchetti, lo può mettere a segno con la Roma. Il Pescara è vicino al prestito annuale del super prospetto Alessio Riccardi, centrocampista che lo scorso anno era stato vicinissimo alla Juventus nell'ambito della trattativa, poi non andata in porto per Rugani, e che in queste settimane è stato accostato al Napoli per la mega operazione non ancora concretizzata che potrebbe portare Milik in giallorosso. Riccardi, classe 2001, ha debuttato in Coppa Italia in prima squadra 2 anni fa, ma non ha fatto presenze in campionato. Proprio in riva all'Adriatico cerca quello spazio per far sbocciare il suo talento. La conferma è arrivata dal presidente Daniele Sebastiani, intervistato da Calcio Napoli 24. Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo stabilito tutto e penso che i primi giorni della prossima settimana sarà a Pescara. L'obiettivo è quello di fare un gran campionato. Riccardi potrebbe non essere l'unico gioiellino giallorosso con destinazione Pescara, visto che, come rilanciato da Gianluca Di Marzio di Sky, nei radar biancazzurri è finito anche il terzino sinistro classe 2002 Riccardo Calafiori, fresco di esordio in campionato contro la Juventus. Ieri poi il presidente Sebastiani è stato a Castel di Sangro al ritiro del Napoli. Il sogno di portare in biancazzurro Gennaro Tutino sembra dover restare tale perché il giocatore è stato già promesso alla Salernitana. Sarebbe stato offerto Ciciretti, che però ha caratteristiche troppo simili a Galano. Un eventuale ritorno di Palmiero può essere frenato invece dagli innesti dei suddetti centrocampisti Riccardi, Omeonga, Valdifiori, senza dimenticare che in rosa ci sono già Memusciai, Castanos e Busellato. Formalizzata ieri la cessione del difensore Alessandro Celli alla Virtus Francavilla in prestito con diritto di riscatto. Mercoledì prossimo, 9 settembre, infine, su il sipario della nuova stagione con la presentazione del calendario di Serie B che si terrà alle ore 19 a Pisa nello splendido scenario di Piazza del Duomo.